evoluzione più che rivoluzione. Questa sembra essere stata la direzione presa dalla Mercedes per questa nuova generazione di GLC. Il design in particolare prende forme più pure, meno tormentate, che riescono a valorizzare la vettura. Eppure è tutto nuovo, a partire dalla piattaforma condivisa con la più recente classe C. Questa nuova GLC cresce i 6 cm in lunghezza e l'abitabilità è rimasta praticamente la stessa, si perde giusto qualche millimetro sopra la testa e se ne guadagnano un paio in larghezza e per le gambe dietro. L'unica cosa che cresce in maniera sostanziale è il bagagliaio, che passa a 550 a 620 litri, considerando anche il poco regolare ma capiente doppio fondo. Beh, almeno sulle versioni non plug-in, perché queste invece hanno un bagagliaio parecchio più piccolo. A causa delle batterie il fondo è più alto di una spanna rispetto alla soglia di carico e sotto il piano c'è giusto lo spazio per riporre i cavi di ricarica. Parlando di litri, si arriva a 470 in totale. E a proposito di ibride, per ora in listino ci sono solo le mild hybrid a benzina o diesel con potenze a 197 a 258 cavalli. Le ibride ricaricabili sia a benzina sia a gasolio e che dichiarano oltre 100 km di autonomia in elettrico e che hanno potenze a 313 a 381 cavalli arriveranno solo verso fine anno. Qualunque versione scegliate, sappiate che comunque i motori sono solo 2 litri, 4 cilindri, turbo, a benzina o a gasolio. Questi sono abbinati tutti alla trazione integrale e al velutato cambio a 9 rapporti prodotto dalla stessa Mercedes. Fa eccezione solo a 3 litri a gasolio, sempre mild hybrid, con il riuscitissimo 6 cilindri in linea già montato su altre Mercedes. Che però non è confermato che arrivi in Italia. Dai Mercedes, facci un bel regalo e mettili al listino. Anche dentro troviamo poche sorprese, ma non c'è certo a rimanere delusi. Come sulle Mercedes più recenti, il cruscotto è digitale e a sbalzo. E il display centrale, qui di 11,9 pollici, è montato inclinato sopra la console. È tattile e permette di gestire praticamente tutte le funzioni di bordo. Anche il clima, che è trizona. Certo, avremmo preferito i comandi fisici, delle belle rotelle magari, però diciamo che qui la casa ha comunque trovato un buon compromesso, in quanto i comandi sullo schermo rimangono sempre in bella vista. Sul sistema multimediale, il conosciuto MBUX, c'è invece poco di cui lamentarsi. È reattivo, ricco, personalizzabile e perfino facile da usare. Ha Apple CarPlay e Android Auto di serie e anche la piastra di carica. Ma che volete di più? Non manca neppure il lettore di impronte digitali, che si trova su una barra sotto lo schermo principale. Questa barra è sensibile al tocco e integra vari comandi, come ad esempio quelli del volume dell'audio, e diciamo che questa è forse uno degli elementi meno riusciti di tutta la macchina. È infatti poco pratica da usare e toccandola non pare neppure montata molto solidamente, dato che è anche cliccabile e quindi balla un po'. E su un'auto che parte da oltre 60.000 euro, questo non è certo un bel biglietto da visita. Gli stessi difetti li ritroviamo sui comandi tattili al volante. Fanno scena e contano tante funzioni, ma sembrano dei pezzi di plastica lucida incollati, neppure tanto bene, sulle razze. Il resto degli interni è ordinaria amministrazione per una Mercedes. Sono ampiamente personalizzabili nei colori e nei materiali, ariosi e ben fatti, con una luce soffusa programmabile nei colori che fa tanta scena. Certo, non si grida miracolo per materiale e montaggi, ma che comunque sono curati e in linea con quanto offerto ai rivali. E visto il prezzo, vorremmo ben vedere. La lista degli aiuti alla guida è lunga, lunghissima. Ma dove davvero la GLC compie un passo in avanti rispetto alla precedente generazione sono i fari, che ora possono essere del tipo Digital Light, come lo chiama la casa. In pratica, la luce viene prima indirizzata su una superficie con 1.300.000 microspecchi, che vengono orientati singolarmente in base a quanto richiesto dall'elettronica. Così non solo si possono creare zone d'ombra attorno agli altri veicoli, per non abbagliarli, ma si può letteralmente disegnare sulla strada, con la luce. Un esempio? I fari possono proiettare simboli davanti all'auto, che avvertono se abbiamo preso una strada contromano o se stiamo per passare sul rosso, e perfino evidenziano la presenza di pedoni. Oggi però proviamo la GLC in pieno giorno
E la prima cosa che si nota è il comfort, specie se, come sull'auto che stiamo guidando, ci sono le molle ad aria, ovvero quel tipo di sospensioni che riescono a coniugare assorbimento e contenimento del rollio. Le molle ad aria sono in un pacchetto da 3.400 euro, che però sono davvero ben spesi, anche perché sono insieme al retrotreno sterzante, che per la prima volta trova applicazione su una GLC. In pratica le ruote dietro sterzano in fase o in controfase in base alla velocità. Così si ha una maggiore maneggevolezza a bassa velocità e una maggiore stabilità alle alte. E questo contributo del retrotreno è ben avvertibile specialmente nelle rotonde o in manovra di parcheggio, dove basta davvero girare poco il volante per sterzare parecchio la vettura. E non è tutto. Le sospensioni pneumatiche e il retrotreno sterzante vengono in aiuto anche in fuoristrada. Le prime alzando il fondo a terra, il secondo migliorando l'agilità nei passaggi più stretti. Già, perché non solo le GLC hanno una trazione integrale del tipo sempre in presa, ma di serie c'è anche la specifica modalità di guida chiamata, guarda caso, off-road. Non vi basta? Beh, con le telecamere perimetrali l'elettronica registra il terreno sopra cui stiamo per passare, per mostrare poi dove le ruote andranno a appoggiare. Utile per evitare buche e rocce. Ma torniamo ora sull'asfalto e parliamo della vettura che stiamo guidando, che è la plug-in più potente, quella a 381 cavalli. Bene, il motore elettrico riesce a muovere con un certo brio la vettura e soprattutto riesce a farlo davvero per tante decine di chilometri. Diciamo che forse i 100 chilometri che dichiara la casa non ci sono tutti, ma ci avviciniamo parecchio. Inoltre, anche quando inizia a lavorare il 2 litri a benzina, la sua presenza è molto discreta e il cambio automatico a 9 marce riesce davvero a snocciolare bene le marce senza contraccolpi e con dolcezza esemplare. Dove c'è invece il margine di miglioramento è nella frenata, e non parliamo della potenza quanto della modulabilità. Infatti, come già avviene su altre elettriche o ibride, qua si può notare, specialmente a bassa velocità, il passaggio fra il recupero dell'energia, ovvero da quando il motore elettrico viene usato come generatore di corrente poiché viene trascinato dalle ruote, all'azione di dischi e freni. E questo vuol dire che, ad esempio, quando ci stiamo avvicinando a uno stop, come in questo momento, freniamo e tac, notiamo un piccolo scalino poco prima di fermarsi. Inoltre, i diversi quintali che la plug-in si porta dietro in più rispetto alle versioni mild hybrid si notano un pochino nei percorsi tortuosi come quello che stiamo guidando adesso. Questo vuol dire che l'inserimento in curva è un pochino meno preciso rispetto a quello delle altre versioni, quelle che non sono plug-in. Certo, stiamo comunque parlando di dettagli, visto che comunque questa auto è sicuramente maneggevole per il tipo di auto che è, però diciamo che la differenza si nota. E allora, vi ha convinto questa GLC o magari avreste preferito un design più di rottura? Ditecelo qua sotto nei commenti.